Saluto il parere favorevole, uno dei due pareri favorevole, perché le stesse motivazioni del 2, cioè sulla base della normativa sui codici del codice degli appalti, un progetto al di sopra di 1 milione di euro per poter entrare in un piano annuale delle opere pubbliche deve avere una progettazione preliminare. Qual è il problema però che io adesso vengo a mettere in evidenza? Io dico questo. Dopo il numero uno dell'attuale elenco, inserire un progetto del PAES approvato in data 27/1/2015, sezione trasporti, che recita così: ferrovia urbana. E io i 25 milioni di quell'intervento li avevo ripartiti in 3 anni. Io credevo che almeno ci fosse, diciamo, una fattibilità, uno studio di fattibilità, e individuavo anche dove recuperare i denari, cioè dove? Nel corpo delle royalties, almeno 7 milioni per quest'anno. Mi si dice in pratica non si può fare perché il progetto è eccessivo per l'annualità. Allora voi non avete nemmeno presentato il progetto in fase preliminare. Questo vuol dire che avete venduto fumo tutte le volte, mi domando, per carità, domando, avete venduto fumo tutte le volte che avete detto che quel famoso passaggio a livello non si sarebbe chiuso perché già c'eravamo pronti il progetto della ferrovia di città? Avete venduto fumo quando avete inserito questa voce che noi tutti contestiamo perché è sosa, si ricorderà il consigliere Tumino, anche il consigliere Massari, è sosa nella sezione trasporti al punto che costituiva da sola la metà dell'investimento previsto del PAES. E poi mi domando un'altra cosa, avete avuto l'impudenza di lasciare sul sito Smart City, l'osservatorio dell'ANCI sulle Smart City, 9 progetti per un totale di 67 milioni. Ovviamente, siccome parliamo qui di progetti ambientali, l'assessore all'ambiente non c'è, perché va a cercare al protocollo per ora se ha perso qualche invito per qualche ricorso, no? In termini di petrolio o altro, perché lui le telefonate che riceve le scorda. E praticamente tra questi progetti, guardate che cosa vedo. Il progetto di ferrovia urbana è inserito tra i 9 progetti che il Comune di Ragusa vanta di poter portare nell'ambito della progettazione Smart City nel sito nazionale aperto a tutti, ANCI Osservatorio Smart City. E dice il progetto ferrovia urbana avviato e in sviluppo. Ecco, se per piacere si comunica, tanto per non prendere in giro non solo i ragusani ma il resto del paese, che voi di questo progetto non ci avete niente se non il titolo, fatela una correzione. Anzi, mentre che ci siete, vi consiglio di correggere anche un'altra cosa. Qui c'è scritto progetto di Smart City mezzo ettometrico, c'è pure l'importo 62.449.050. E c'è scritto avviato, approvato e in attesa di avvio. Ma chi l'ha approvato questo progetto? Quando è stato approvato? Allora che fate? Spacciate queste corbellerie qui, perché caro consigliere Tumino, io tutto quello che ho detto nel momento in cui è stato fatto il PAES, nel periodo di preliminare, di consultazione della città, di raccolta delle idee dei progetti, tutto quello che è stato detto in quest'aula, io l'ho considerato e continuo a considerarlo giusto, così come continuo a considerare, a parte l'eccezione che ho fatto, buono e valido questo strumento. Il problema è che questo strumento è in mano a una finta giunta grillina, perché ogni volta che passa qualcosa che dovrebbe essere una delle loro 5 stelle, qua viene sistematicamente affossata. Avevate pure pagato qui un esperto per l'energia e per altre cose, avete un assessore che viene direttamente su mandato di cancellieri. Queste cose qua che avete approvato voi sono tutte buffonate, le svuotate di contenuto alla prima occasione in cui avete uno strumento operativo, avete i denari che vengono dalle royalties e nemmeno vi viene in mente di poter fare qualcosa di concreto. Bravo.